La Lazio è quart'ultima, l'Acqua e Sapone è terza in classifica. Potrebbe sembrare una partita già scritta, ma questo campionato ci sta insegnando che tutto può succedere. Dal Palagems di Roma, la nona giornata della Serie A Planet Win 365. Benvenuti da Francesco Puma e Alessio Musti. E andiamo subito a sentire cosa ci hanno detto i due allenatori. Siamo nel pieno prepartita. Cominciamo da Luca Di Eugenio dell'Acqua e Sapone, che sostituisce lo squalificato Ricci. Eccoci qui di nuovo sul parquet della Palagems, questa volta in compagnia di De Eugenio, stasera la guida dell'Acqua e Sapone vista la squalifica di Mister Ricci. Il Palagems non è assolutamente un campo facile, avete, diciamo così, interrotto l'emorragia andando a battere in casa il Real Rieti settimana scorsa. Che tipo di partita ti aspetti questa sera con la Lazio? Siamo consapevoli di quello che lei ha appena detto, che non sarà una partita facile. Purtroppo abbiamo anche qualche infortunato che complica un pochino la situazione, ma al tempo stesso siamo consapevoli della nostra forza e anche di quella che è una missione, cioè fare più punti possibile per arrivare più in alto che si può. Rapidissimamente una battuta anche su Mammarella, tornato in campo e subito decisivo nella partita contro il Real Rieti. Quanto è importante per voi avere Stefano Mammarella in porta? Siamo contentissimi perché ha vissuto il suo giorno perfetto. E ha bisogno ancora di lavorare, di ritrovare la porta, ma è sulla strada buona perché è un professionista esemplare e poi tutti noi dell'ambiente siamo legati a lui anche in maniera affettiva perché è un ragazzo d'oro. Mai dire mai in questa stagione. La Lazio, come detto, è quart'ultima, ma sta facendo bene in casa, ha già fermato il Pescara. L'Acqua e Sapone è terza, ma deve rinunciare a Bertoni, Jonas, forse anche Luca Ian e Lima, che vanno in panchina. Quanto possono pesare queste assenze? C'è preoccupazione da parte dell'Acqua e Sapone, l'abbiamo visto anche in questa intervista, non trovano continuità dei risultati, questo comporta un pochettino di preoccupazione, l'abbiamo visto nell'intervista di Eugenio, vediamo adesso la gara che dirà. Ciccio Angelini della Lazio ai microfoni di Mattia Esposito. Siamo pronti per andare da lui mentre le squadre sono nel tunnel degli spogliatoi, tra pochissimo entreranno sulle note dell'inno della divisione calcio a 5, c'è anche una buona presenza di pubblico qui al Palagems, c'è anche il presidente Andrea Montemurro, tra pochissimo sentiremo cosa ha da dirci. Ciccio Angelini è squalificato, o meglio scusate, indisponibile, Pelesigno non è della partita, dunque una sola assenza, sentiamo Ciccio. Eccoci qui sul parquet del Palagems di Roma, siamo in compagnia del tecnico della Lazio Angelini. Mister, domanda secca, quanto è importante questa partita in chiave qualificazione alle Final Eight? Beh, è importante per noi come tutte le altre, perché noi prima dobbiamo pensare a quelli sotto a noi e poi se un domani guardare quelli sopra, però già veniamo da un po' troppe sconfitte e dobbiamo cercare per forza oggi di fare punti perché siamo in casa davanti a un bel pubblico e dobbiamo dare tutto e alla fine vedere, accettare e vedere il risultato. Se ce lo siamo meritato è giusto prendere dei punti, altrimenti si riparte da lunedì per una nuova settimana e cercare di lavorare bene. Ritorniamo dunque in diretta dal Palagems, è arrivato il momento dell'ingresso in campo delle due squadre sulle note dell'inno della divisione calcio a 5. Lazio Acqua e Sapone, nona giornata del campionato di Serie A Planet Win 365. Si sono già giocate tre partite, il Rieti si è imposto a Milano negli anticipi di ieri, due pareggi, Cisternino Caos terminata 2-2, Eboli Latina terminata 3-3. Lazio che deve fare punti, diceva il nostro Mattia Esposito con Ciccio Angelini, per una possibile qualificazione in Final Eight, ma soprattutto per la salvezza contro un Acqua e Sapone che non vuole arrestare il suo cammino e non vuole far scappare Luparense e Came. Obiettivi differenti, poi abbiamo visto la classifica molto vicina, quindi sognare non costa niente, neanche la Lazio che comunque aveva fatto un buonissimo e sta facendo un buonissimo percorso. Oggi è un impegno difficile, ma un impegno che ti fa giocare a testa serena, a testa libera, hai tutto da guadagnare qualsiasi risultato dovesse venire fuori. Ovvio che nei 40 minuti tutto può accadere, lo hanno dimostrato tantissime altre gare. Ciccio Angelini è uno che non si arrende mai per come è fatto lui, com'era da giocatore e com'è da allenatore, senza dubbio avrà preparato la partita nei minimi dettagli. Vediamo cosa succederà poi dentro al campo, quello sarà
il risultato finale di una partita che secondo noi sarà vincente. Abbiamo visto sorridente Gabriel Lima, non lo era in fase di riscaldamento, ha parlato molto prima di rientrare negli spogliatoi con il tecnico in seconda, Luca De Eugenio, varie smorfie di dolore, quindi cercheremo di capire se riuscirà a giocare e come questa partita Lima. Lo stesso discorso vale per Luca Ian, anche lui in dubbio fino all'ultimo, come detto non ci sono Bertoni e Jonas. Andiamo alla lettura delle formazioni partendo dall'Acque Sapone, che schiera in porta un ritrovato Mammarella, poi a seguire Murillo, Calderolli, De Oliveira e Coco, in panchina Sergio, Lima, Bordignon, Osvaldo, Luca Ian, Casassa e Rocha. Dirigono l'incontro Dario Pezzuto di Lecce, Lorenzo Cursi di Iesi, Gianluca Gentile di Roma 1, il cronometrista è Fabio Stelluti di Ancona. Risponde la Lazio con Lion tra i pali, poi Fortini, Jetson, Tiziano Chilelli e Bishak. In panchina a disposizione del tecnico Ciccio Angelini, Listro, Pici, Gastaldo, Daniele Chilelli, Lupi, Biscossi e Luce. C'è Lion in porta per la Lazio, un fedelissimo della squadra biancoceleste, 8 presenze, 4 gol. Lion che gioca spessissimo da portiere di movimento, quanto può influire questa tattica in questa partita? Giocatore che durante una gara va al tiro moltissime volte, ma non solo quello, e con le sue sortite, quelle a sorpresa, riesce a creare problemi alle difese avversarie che devono adeguare velocemente un 5 contro 4 o un'inferiorità numerica anche per pochi secondi. Questo delle volte crea scompiglio, non ultima poi la grandissima qualità di conclusione in porta che ha Lion, e spesso e volentieri l'abbiamo visto quest'anno soprattutto fare gol spettacolari. Un vantaggio grande per la Lazio che appunto delle volte si può appoggiare su di lui per concludere in porta. C'è un cambio nel quintetto di Chilelli, cambia il nome, non il cognome, c'è Daniele, auguri tra l'altro perché oggi è il suo compleanno, al posto di Tiziano Chilelli. Iniziata la partita e subito il primo tiro in porta diretto verso la porta di Lion, Lazio che attacca da sinistra verso destra, qui De Oliveira perde il pallone, palla in rimessa laterale che andrà a battere probabilmente Jetson. Si allontana Bijak e Daniele Chilelli va a occupare la posizione di pivot. Va Fortini a battere questa rimessa laterale. Lion stoppa con la suola, poi va a lungo per Jetson di petto. Murillo mette giù il pallone. Coco per Calderolli, dall'altra parte per De Oliveira. Calderolli, Murillo. Coco, possesso palla a questa pone, imbucata centrale per De Oliveira, prova il tunnel su Bijak, non gli riesce, palla fuori in rimessa dal fondo. Ma dovrebbe esserci una deviazione. Vediamo Daniele Chilelli che va a chiamare lo schema su calcio d'angolo in favore della Lazio. Dentro c'è Jetson all'interno dell'area di rigore, si butta dentro Bijak, palla per lui, deviazione di De Oliveira, altro calcio d'angolo in favore della Lazio. Si scaldano in tre sulla panchina dell'Acqua e Sapone, Osvaldo, Bordignon e Lima, che però oltre al fratino ha anche la felpa, dunque non è detto che possa entrare, anzi è molto difficile. Qui reclama subito il calcio di rigore la Lazio per questa deviazione di Murillo, forse con il braccio, fatto sta che è calcio d'angolo clamoroso, sentiamo dalla panchina della Lazio. Tra poco andremo da Mattia Esposito a bordo campo, palla per Jetson, Chilelli la prende ma la mette fuori Mattia Esposito. Lazio che chiedeva un tocco con il braccio di Murillo sulla conclusione di Lion. È buonissimo schema del calcio, sul calcio d'angolo della Lazio in questo frangente, lo vediamo spesso anche in altre squadre, chi batte va poi in correzione sul secondo palo, per poco tempo, per pochissimi centimetri non è arrivato Chilelli. Calderolli, lungo linea per De Oliveira contro Daniele Chilelli. De Oliveira, palla messa fuori, Calderolli prova il dribbling su Bijak, poi Fortini, il capitano, mette in rimessa laterale.
Allora, una coppia è Chilelli e Chilelli di Oliveira. Sicuramente Ciccio Angelini avrà segnato in questa gara delle coppie definite, pivot contro pivot ha preferito, sia per stazza fisica sia per anche per dinamicità, sicuramente più facile da marcare per Chilelli. Difficilmente vedremo staccarsi questi due giocatori, soprattutto in ambito difensivo per quanto riguarda la Lazio. De Oliveira ancora contro Chilelli, si accentra e scarica a destra per Calderoli, può andare a puntare il suo diretto avversario, apre a sinistra per Murillo che torna dietro da Mammarella alla seconda partita in stagione dopo aver esordito la scorsa settimana. Jetson dietro per Lyon che ha 4 secondi. Lyon in buca per Chilelli, sta arrivando a rimorchio Bijak, Chilelli va al tiro col sinistro, poi ancora Bijak, Mammarella, De Oliveira rischia, tanto qui l'acqua e sapone, ma è ancora in possesso del pallone. De Oliveira, fallo di Daniele Chilelli. Schermaglie qui tra Daniele Chilelli e Pezzuto di Lecce. Primo fallo contro la Lazio. Se Chilelli si fosse accorto dell'aiuto alle spalle probabilmente avrebbe evitato di questo fallo, che in realtà è stata un'ostruzione sulla corsa, niente di grave, però con un po' di attenzione un fallo che si poteva spendere più avanti. Rimessa Lazio, Jetson per Fortini, Bijak lungo linea per Chilelli, non c'è fallo, cade Calderoli, poi si rialza, spalle alla porta Daniele Chilelli, Fortini apre a sinistra per Jetson. Ancora Fortini, Bijak può puntare De Oliveira, torna dietro dal capitano, di testa Calderoli, lascia sfilare il pallone Bijak. Battuta la rimessa, Jetson dentro per il colpo di testa di Fortini che porta in vantaggio la Lazio al minuto 2:19 del primo tempo. Schema perfetto, Lazio 1 a questa pone 0, ha segnato Fortini. Senza alcun dubbio schema perfetto, abbiamo sentito anche forse in cuffia, avete sentito anche a casa Ciccio Angelini chiamare la propria squadra lo schema, e da lì l'esecuzione è stata perfetta, batte Fortini e va a concludere lo stesso Fortini, un'azione bellissima, un calcio da fermo eccezionale. Deve reagire adesso l'acqua e sapone, prova a farlo con De Oliveira in mezzo a due, Coco per Calderoli, in anticipo Jetson a mettere fuori il pallone. Tra poco arriveranno anche i primi cambi, anche se sulla panchina della Lazio non si scalda nessuno, su quella dell'acqua e sapone sempre in piedi Lima, Osvaldo. E intanto noi continuiamo a identificare delle coppie di gioco che Ciccio Angelini sta attuando in questa partita. Se De Oliveira, Chilelli ne è la riconferma anche in questo caso, un'altra coppia di gioco interessante è Coco Wellington Fortini. Anche lì mister Angelini credo li abbia accoppiate per una questione di passo, preoccupato dalla qualità anche tecnica di Coco Wellington, gli ha messo il capitano della Lazio alle calcagna per poter così sopperire eventuali uno contro uno giocate del giocatore italo-brasiliano dell'acqua e sapone. Fortini, Bijak dietro da Jetson, uscita pressing della Lazio ottima, poi qui Daniele Chilelli spalle alla porta, rischia di perdere il pallone Lyon, lancio lungo per Fortini, prova a mettere giù, non ci riesce, rimessa dal fondo. E non ci ha creduto su questa palla Fortini, perché pensava non passasse, invece poteva essere un ottimo occasione. Lyon sbaglia, Calderoli per De Oliveira ed è subito il pareggio dell'acqua e sapone con De Oliveira, 1-1. Qui ha voluto un po' esagerare Lyon. Eccesso di confidenza da parte di Lyon, è uscito, poteva rinviare il pallone, preferiva uscire palla al piede, e sono i pro e i contro di avere un giocatore così importante sotto sia l'aspetto della fase di possesso sia la fase di non possesso come Lyon. Tutto da rifare per la Lazio, intanto fuori Daniele Chilelli, dentro Tiziano Chilelli. È pronto ad entrare Luca Ian per l'acqua e sapone, non è al meglio, è stato in dubbio fino all'ultimo, ma ce la fa il numero 10 arrivato nel mercato invernale dello scorso anno. De Oliveira per Calderoli, prova il destro Calderoli, mette fuori in calcio d'angolo Lyon. Andrà a battere Coco col sinistro,
tutti fuori dall'area di rigore della Lazio, i giocatori dell'Acqua e Sapone. Ora entra Murillo, la palla è per De Oliveira, va col sinistro Calderoli e fallo dell'Acqua e Sapone. Difesa a zona sul calcio d'angolo della Lazio, leggermente statica, ha portato a una, non a una conclusione, però una rotazione abbastanza comoda da parte dell'Acqua e Sapone. Dovrà stare un po' più attenta, perché su palla da fermo l'Acqua e Sapone è molto abile, e una difesa così statica potrebbe portare problemi alla squadra di Ciccio Angelini. Sbaglia Jetson, rimessa per l'Acqua e Sapone, andrà a battere Calderoli. Molto importante per l'Acqua e Sapone aver trovato il pareggio immediatamente. La squadra abruzzese ha iniziato la gara un pochettino come l'abbiamo vista durante il riscaldamento, preoccupata della partita, delle assenze, di tanti fattori, e questo si è rivisto in campo nei primi minuti. Essere andare in svantaggio ha probabilmente aumentato questa preoccupazione. Aver trovato il pareggio subito penso abbia rasserenato i giocatori e la squadra. Murillo dietro per Mammarella, corto per Calderoli, ancora Murillo, palla tagliata per Calderoli, Bisciak fa buona guardia, Jetson, Fortini per Bisciak, ancora Fortini in posizione centrale, Tiziano Chilelli, Fortini, Jetson dall'altra parte del campo, altro taglio per Tiziano Chilelli, Jetson, possesso palla Lazio, Fortini, Jetson, Tiziano Chilelli, spalle alla porta, ancora Jetson dall'altra parte per Fortini, Jetson contro Luca Ian, lungo linea, Tiziano Chilelli, si butta dentro Jetson, Lion è uscito, sbucato all'ultimo, poi mette fuori il pallone. Qui Tiziano Chilelli non ha rispettato la distanza, arriva un avvertimento da parte di Pezzuto. Altro cambio per l'Acqua e Sapone, dentro Bordignon. Calderoli, può puntare Fortini, guadagna campo Calderoli, poi si accentra, apre a destra per Murillo. Lion, entra Pici per la Lazio. Bordignon di testa, mette giù Calderoli, sta arrivando Bisciak, è fallo e dovrebbe essere il secondo. Luca Ian si gira, palla fuori. Dentro Gastaldo, prodotto delle giovanili della Lazio. Pensate, giocava a basket, poi si è innamorato del futsal. Eccolo in possesso del pallone, Gastaldo. Jetson ancora per Gastaldo, corto per Jetson, Pici, Jetson non pressa l'Acqua e Sapone, Jetson per Pici, lungo linea, Tiziano Chilelli, problemi nel controllo, palla fuori. Va Calderoli alla rimessa. Bordignon, Murillo, Calderoli, Luca Ian, spalle alla porta per Murillo, Bordignon, c'è il taglio di Calderoli, Luca Ian nell'insolita posizione di laterale, Calderoli, lungolinea per Bordignon, in difficoltà l'Acqua e Sapone, torna dietro, poi bella imbucata per Luca Ian. Calderoli contro Pici, palla dentro, la mette fuori Jetson, Murillo, Luca Ian, Murillo, triangolo quasi perfetto dall'Acqua e Sapone che va vicina al 2-1. Buonissima questa azione dell'Acqua e Sapone, è riuscita a mandare fuori tempo la Lazio per un possesso palla rapido e veloce. Massimo dentro Lima intanto ce la fa. Pici, Jetson, Tiziano Chilelli, dall'altra parte c'è Pici, torna da Jetson, supera Murillo, Jetson la mette dentro, Mammarella in tribuna. Andrà Pici a battere questa rimessa laterale.
palla dietro per Lion nella sua metà campo, a 4 secondi va direttamente al tiro, lascia sfilare il pallone Mammarella. Ecco Lima, il primo possesso della sua partita. Luca Ian, Bordignon, Lima, Luca Ian, ancora Lima, Murillo per Lima, dietro da Luca Ian, Bordignon, possesso palla dell'Acqua e Sapone, Lima lungo linea per Luca Ian, mette dentro, pallone messo fuori da Picci. E allora rimessa laterale in favore dell'Acqua e Sapone, sta già contando l'arbitro. Bordignon, forse un blocco di Murillo su Picci, e dunque terzo fallo dell'Acqua e Sapone quando sono passati 7 minuti e 14 secondi del primo tempo. 1-1 il risultato, il vantaggio di Fortini, poi l'immediato pareggio di De Oliveira. Picci per Fortini, rischia di perdere il pallone, poi lo lascia sfilare, la rimessa dal fondo è in favore della Lazio, anzi è rimessa laterale battuta da Fortini per Picci, poi Gastaldo prova ad accelerare, Fortini, Gastaldo, ancora Fortini, dialoga col numero 6, poi Tiziano Chilelli, pronto un altro cambio per la Lazio che qui perde il pallone sulla pressione dell'Acqua e Sapone, fuori Coco, dentro fuori Murillo, dentro Coco, cambio anche per la Lazio, è entrato Biscossi al posto di Tiziano Chilelli ed è rientrato Daniele Chilelli. Bordignon, palla a lungo linea per Luca Ian, ancora Bordi, poi Lima, Bordignon, ancora Lima, Luca Ian vuole il pallone e lo ottiene, c'è il taglio di Bordignon, ha chiesto il cambio Lima, sta per entrare De Oliveira, Coco, Lima, Bordignon per Coco, si difende la Lazio nella propria metà campo, Lima si accentra, scarica a destra per Luca Ian, serie di finte di Luca Ian, Fortini mette in rimessa laterale, rientra De Oliveira al posto di Lima, tra poco andremo anche a bordo campo da Mattia Esposito per capire le condizioni del giocatore dell'Acqua e Sapone che adesso attacca con Luca Ian, ruba il pallone Biscossi, non c'è fallo, Luca Ian non prende il giocatore della Lazio, tutto regolare per gli arbitri, in anticipo Daniele Chilelli in rimessa laterale mentre rientra Jetson al posto di Picci. Coco, Luca Ian, c'è un blocco di De Oliveira, Mattia Esposito, panchina Acqua e Sapone. Sì, panchina Acqua e Sapone, affaticamento muscolare per Lima, problema all'adduttore, abbiamo visto infatti chiedere il cambio dopo pochi minuti di gioco, non sappiamo ancora se Lima sarà in grado di continuare questa partita. Sì, molto dolorante quando è rientrato in panchina, delle smorfie sul volto per Lima. Daniele Chilelli per Biscossi, può andare, torna dietro da Chilelli, Fortini, Biscossi, Fortini contro Coco, va a terra Fortini, fallo dell'Acqua e Sapone, è il quarto della Lazio, adesso prepara lo schema, fuori Biscossi, dentro Picci, sul pallone c'è Fortini, primo palo Daniele Chilelli, sul secondo Picci e Jetson, sistema la barriera Mammarella, Coco e poi De Oliveira che si allontana, c'è Calderolli vicino a Coco, Lion non lo vedete inquadrato ma nei pressi della metà campo, Daniele Chilelli va direttamente al tiro, Mammarella con la mano sinistra, poi rimessa laterale per la Lazio che fa uscire Picci e rientra Biscossi, chiama uno schema su indicazione di Angelini,
Biscossi dietro per Fortini. Jetson si accentra a Biscossi. Fortini, lungolinea per Daniele Chilelli, poi Biscossi, tutto con la suola, apre a sinistra per Jetson, troppo lungo però il passaggio del numero 24. Quando siamo ormai giunti quasi a metà del primo tempo è 1-1 tra Lazio e Acque Sapone, ha commesso 4 falli l'Acque Sapone. Ritmi non elevatissimi, questo facilita, aiuta anche la squadra di Ciccio Angelini, che anche nella fase di possesso riesce a circolare abbastanza bene la palla. A questa Pone che alterna una difesa a metà campo con una difesa anche alta, ma senza mettere grande pressione sui portatori di palla. Questo aiuta i giocatori della Lazio a mantenere un buon possesso, trovare la profondità verso i fratelli Chilelli che si alternano nelle posizioni di pivot e così essere anche pericolosi in alcune situazioni da fermo che si vanno a conquistare durante le azioni. Di Oliveira contro Daniele Chilelli, De Oliveira guadagna il fondo, la mette dentro per Coco che realizza il gol del 2-1 dell'Acque Sapone al minuto 11 e al minuto 10 e 15 del primo tempo. Lazio 1, Acque Sapone 2. E qui uno contro uno sulla fascia di De Oliveira, è riuscito a superare Chilelli anche dalla linea di fondo, ha rimesso una palla dentro l'area di rigore, velocissimo Coco a anticipare il proprio marcatore, a mettere la palla in rete. In questo adesso attacco della Daniele Lazio. Chilelli supera tutti, poi per Jetson, scivolata di Calderolli, tutto regolare, può andare adesso De Oliveira in contropiede, De Oliveira contro Fortini, Lion va lui, si invola Lion a 4 secondi, apre a destra a metà tra Jetson e Fortini ed è rimessa laterale in favore dell'Acqua e Sapone. Mattia Esposito, bordo campo. 2-1, cito testualmente, non si può prendere gol così. Sì, sta facendo un'ottima partita dal punto di vista difensivo e essere sorpresi all'interno della rigore, anticipati in quel modo, sicuramente per un allenatore è fastidioso. Bisogna dire che l'Acque Sapone non sta tenendo ritmi altissimi, però se gli concedi mezzo metro, come è stata nella circostanza del gol del 2-1, ti punisce, vista la grandissima qualità dei giocatori in campo. È entrata la Pantera Osvaldo per l'Acque Sapone, che è tornata, o meglio è in vantaggio per la prima volta in questa partita. 2-1 contro la Lazio. Osvaldo chiama lo schema da rimessa laterale, perde il pallone l'Acque Sapone, poi lo recupera sempre con Osvaldo, in buca centrale per De Oliveira. Calderolli, De Oliveira supera Chilelli, poi ruba il tempo a Fortini, palla per Calderolli e poi Coco. Calderolli, De Oliveira sempre con Daniele Chilelli, si rinnova il duello. Coco, De Oliveira centrale, apre a destra ancora De Oliveira. Buon gioco qui dell'Acqua e Sapone che triangola molto bene nei pressi dell'area di rigore della Lazio. Aggiornamenti sugli altri campi. Came Dosson, IC Futsal 2-0 e Napoli Pesaro 2-1. Ricordiamo, sono tutti risultati parziali. E Pescara Luparense, il big match di questa nona giornata, 1-0 in favore della squadra allenata da quest'oggi da Patriarca. Rientra Bijak. ...8-0-3 al termine del primo tempo. Lazio che era passata in vantaggio con Fortini, poi De Oliveira e Coco. Jetson, lancio lungo, troppo però per Bijak che era dall'altra parte del campo. Adesso è il numero 21 a fare il pivot, vale a dire Bijak. Calderolli ingaggia il duello con Biscossi, lo vince in un primo momento, poi lo perde. Biscossi può andare a 4 falli l'Acqua e Sapone, tutto regolare, nessuna infrazione. Murilo, Osvaldo contro Bijak, serie di finte di Osvaldo che guadagna qualche centimetro, poi Murilo per Calderolli,
De Oliveira, Calderoli, Murillo, rimane centrale Calderoli, eccolo servito, in buca poi per De Oliveira, spalle alla porta, fa uscire il pallone Murillo dall'altra parte del campo per Osvaldo che è sinistro, va in banda per De Oliveira, vuole girarsi De Oliveira, va largo De Oliveira, tiro di poco fuori, doppio cambio per la Lazio, dentro Gastaldo e Tiziano Chilelli, non c'è deviazione, rimessa dal fondo, battuta in questo istante, Pici, Bijak, taglio di Pici, Gastaldo, Pici, apre a destra per Tiziano Chilelli, Pici, Bijak, Gastaldo, Pici, questa volta il taglio di Gastaldo, Tiziano Chilelli, fallo correre, si sentono le urla sulla panchina della Lazio che adesso vuole accelerare un po' il ritmo di gioco, prova a farlo con Gastaldo, lungolina per Bijak, niente da fare, pallone che termina fra le braccia di Mammarella, Calderoli, sale in pressione la Lazio, sfortunata qui nel rimpallo, la rimessa è per l'Acqua e Sapone, Calderoli, lungolina per Luca Ian, apre a destra per Murillo, Luca Ian, Osvaldo, rimessa laterale, un po' più in controllo adesso della partita dell'Acqua e Sapone, seppur senza fare nulla di particolare, con un possesso di palla non velocissimo, però riesce a gestire tutte e due le fasi, anche nella fase non possesso la Lazio non è pericolosa come a inizio gara. Calderoli ruba il pallone a Tiziano Chilelli, la sterzata del numero 9, ancora Calderoli, murato da Gastaldo, rimessa per l'Acqua e Sapone, Mattia Esposito. Stava parlando con i membri della sua panchina, Angelini ha detto tra un minuto chiamiamo il time out, poi usciamo in pressione forte. E lo andremo dunque a sentire tra poco, gioco che si fermerà per 60 secondi. Ha in mano il tagliandino del time out che consegna in questo istante al cronometrista Stelluti di Ancona. Dunque quando si fermerà il gioco il possesso palla sarà della Lazio. Angelini potrà impartire indicazioni tattiche ai suoi ragazzi, le andremo a sentire grazie al contributo di Mattia Esposito. Chiama l'uscita pressing numero 3 Mammarella. Palla corta per Bordignon. Calderoli. Sicuramente un obiettivo di mister Angelini è quello di rimanere agganciata la gara per più tempo possibile e lo vediamo anche gestire questo primo tempo non andando in pressione tutta la gara per poter gestire le forze dei propri giocatori, li sta ruotando tanto, li sta ruotando tutti, giocatori giovanissimi italiani che si stanno affacciando in questo massimo campionato facendo molto bene come Castaldo e Biscossi su tutti, ma come Fortini che ormai si sta consacrando come uno dei più interessanti talenti del panorama italiano. Fallo di Gastaldo, mentre intanto è pronto a rientrare Lima per l'Acqua e Sapone, prende il posto di Calderoli. Si ferma il gioco, suona la sirena, time out chiamato dalla Lazio che sta perdendo 2-1. Veloci 5. Adesso cambiate, Edson, Fortini e oggi dalla parte tua, vai sempre per andare a calciare, questo è quando abbiamo il pallone. La mette lunga sui pivot, come Mammarella, poggia, cominciamo a salire col pallone, ragazzi, finché la palla è coperta si poggi, non facciamo il contrario che andiamo subito a levare gli appoggi quando la palla voglio il testo. Adesso vuole pressare la palla forte, ha dato delle indicazioni su come farlo, su quando farlo, su palla a Mammarella o in alcune situazioni di gioco specifiche, non vuole che i giocatori sbaglino la lettura di questa situazione, ovvero pressare quando la palla non è coperta potrebbe portare dei pericoli, quindi penso che sia indicazioni per i giovani, per i più giovani dentro al campo questo, perché
Sappiamo che la Lazio ha molti giocatori che si affacciano a questo campionato per la prima volta e quindi vuole dare le indicazioni tattiche giuste, corrette. Cambierà adesso l'intensità di gioco probabilmente in questi ultimi minuti di questi ultimi 5 minuti di primo tempo. Lazio 1 a Questapone 2, rimessa dal fondo, battuta da Lion per Fortini. Centrale Pici, Daniele. Messa fuori la palla da Bordignon, rimessa laterale, chiama lo schema Fortini, si allarga Daniele Chilelli, eccolo che entra nell'inquadratura, c'è Jetson in posizione di pivot, si allontana Pici, palla per Daniele Chilelli, sta salendo Lion, suola il pallone Lion, poi pensa al tiro, ci ripensa Daniele Chilelli, pressione dell'acqua e sapone, Fortini, Pici in scivolata a Murillo, scivola anche Pici, ma il pallone ancora dell'acqua e sapone con Luca Ian, doppio passo su Daniele Chilelli, vediamo la decisione dell'arbitro, rimessa per la squadra biancoceleste, sale in pressione l'acqua e sapone, Fortini, Daniele Chilelli, guarda adesso Lion come largo e chiaramente questo influenza molto la difesa dell'acqua e sapone. Tiro di Lion, palla fuori. Sì, devi prepararti su un eventuale 5 contro 4 che non sai se ci sarà, perché non sai se poi effettivamente verrà coinvolto nell'azione Lion. Questo crea un dubbio, crea comunque la necessità di dover adattare o meno una situazione di gioco. Adesso la partita sembra, soprattutto per l'atteggiamento della Lazio dopo il time out di Ciangelini, sembra aver cambiato un po' di verve, di intensità dal punto di vista del gioco. Le due squadre credo che ancora per questo primo tempo si continueranno a studiare, se così vogliamo, come stanno facendo per tutta la gara, con un ritmo non elevatissimo. Nessuna delle due vuole creare sovrannumeri o rischiare nulla. Nel secondo tempo, a seconda del risultato, siamo sicuri che la Lazio rischierà qualcosa di più. Quarto fallo della Lazio, ammonito Jetson. Si gioca possesso palla dell'acqua e sapone, Murillo per Lima, Bordignon, Lima, Mammarella, Luca Ian si butta dentro Bordignon, non lo ha visto Luca Ian che spalla la porta, Lima per Murillo, Lima, Luca Ian, stop orientato, preso controtempo Murillo che cade a terra e qui protesta Murillo perché è scivolato proprio sulla parte incriminata del parquet, quella dove pochi istanti fa era scivolato un giocatore dell'acqua e sapone a contatto con Jetson, e adesso vedete che non solo arrivano le cure mediche per Murillo, ma si sta continuando a pulire la parte di parquet. Ha preso, crediamo, una storta alla caviglia Murillo. In difficoltà l'acqua e sapone adesso sul pressing della Lazio, quindi stiamo vedendo buttare il pallone o comunque essere in difficoltà di uscire dal pressing, quindi un cambio di gioco azzeccato da parte di mister Angelini. Si possono spendere ancora pochi falli per non arrivare al bonus, 3 minuti sono relativamente pochi quando hai solo un fallo a disposizione prima di arrivare al bonus. Ci arriva anche la conferma da bordo campo di Mattia Esposito e lo vediamo anche nuovamente inquadrato Murillo. Problema alla caviglia per lui, sarebbe un duro colpo per l'acqua e sapone che sta rinunciando a Bertoni e Jonas. Lima e Luca Ian stanno giocando ma non sono perfettamente in condizione. Puntata di Fortini, palla alta e Mammarella la rimette subito in campo. Bordignon prova ad accelerare a destra per Coco,
Contromovimento di Bordignon, il pallone di Lima è per Coco, poi Bordignon chiama la pressione, adesso Ciccio Angelini sbaglia tutto qui De Oliveira, ma ci mette una pezza mammarella sul tiro di Fortini, calcio d'angolo, ha rischiato tantissimo l'Acqua e Sapone. Grandissima parata di Stefano Mammarella in questo caso, bravo Fortini a mettere la palla sul palo più lontano, Mammarella con la mano mentre ancora sta effettuando la parata, effettua veramente una parata eccezionale. Stesso calcio d'angolo della situazione dell'inizio gara, batte Chilelli, palla alta e va a correggere sul secondo palo l'eventuale tiro che in questo caso va a finire molto alto. Mammarella è stato sostituito molto bene da Casassa e anche dall'esordiente Mambella, ma adesso è tornato il numero uno della nazionale e speriamo che torni anche a grandi livelli, perché l'Italia ne ha veramente bisogno, nonostante va detto che i portieri dell'Italia stanno facendo veramente molto bene, uno su tutti Miarelli che sta parando di tutto e di più e la sua Loparense è prima in campionato a 19 punti, mentre chiede il time out l'Acqua e Sapone, dunque il gioco si fermerà quando avrà il possesso del pallone. Ed ecco qui che suona la sirena, andiamo a sentire Luca Di Eugenio che sostituisce lo squalificato Antonio Ricci, cosa ha da dire ai suoi ragazzi. Hai visto l'attenzione qua? Hai provato, ti ha scaricato là, stanno cercando la pressione, gli ultimi minuti se la vogliono giocare così, anche una parallela se siamo in dubbi e anche una fuggita, a volte corriamo uno, almeno non corriamo in quattro orizzontale, attenzione a questo del portiere che, ripeto, adesso non la stanno facendo di qua, tagliare e marcarsi questo alle spalle, sì, continuiamo con quella scelta, no, di qua, sempre di qua, perché visto prima là ha provato lui a fare lo svelto e l'ha fregato. Quindi se ci rendiamo conto, c'è impressione, o scappiamo in parallelo con una fuggita, uno all'opposto fa un taglio fuori. Finiamo così. Un time out per correggere alcuni errori in questi 2 minuti e 13 secondi che mancano. Sì, ha dato alcune indicazioni, credo, tecniche riguardo alcune letture di gioco che l'Acqua e Sapone vuole fare, soprattutto con l'intervento di Lyon che crea quello scompiglio di superiorità numerica. Per il resto hanno trovato le difficoltà nella fase da quando la Lazio ha deciso di prestare a tutto campo e non uscire dal pressing, per questo si è rifugiato in un time out mister Di Eugenio. Vediamo adesso come uscirà dal pressing l'Acqua e Sapone. Esce bene con Coco, poi Calderolli contro Picci, la suolata in scivolata Picci in anticipo, poi Fortini su Coco. Aggiornamenti sugli altri campi, Kame Ichi Futsal 4-1, Napoli-Pesaro 2-1, ha pareggiato la Luparense su quello del Pescara, mentre qui Bordignon sfiora l'incrocio dei pali, a Lyon è battuto. Rimessa dal fondo per la Lazio, vuole il pallone Jetson, eccolo il lancio lungo di Lyon, di testa Bordignon, palla alta di Calderolli, poi De Oliveira in anticipo su Picci. De Oliveira dietro per Coco, sbaglia l'imbucata centrale, ma il pallone ancora dell'Acqua e Sapone, sale in pressing la Lazio, 1:40 al termine del primo tempo, Mammarella corto per Bordignon, in anticipo Fortini, vanno tutti e due a terra, non c'è fallo né da una parte né dall'altra, semplice rimessa dal fondo per la Lazio, mentre entra nuovamente l'addetto allo spazzolone per asciugare di nuovo il campo da gioco. Rimessa laterale per la Lazio, si allontana Picci per evitare il pressing dell'Acqua e Sapone, Daniele Chilelli per Jetson, fa buona guardia, ci mette il corpo Bordignon, lancio lungo di Mammarella, di testa Daniele Chilelli ed è calcio d'angolo. Arriva Coco, alza il braccio. Dall'altra parte isolato Calderolli, il pallone centrale per De Oliveira che manca l'appuntamento col pallone. Altra situazione
di calcio d'angolo con una difesa leggermente statica da parte della Lazio, ha permesso a De Oliveira di entrare nel cuore della difesa, stoppare, addirittura tirare, per fortuna che non ha trovato il pallone, una conclusione un po' bizzarra da parte del giocatore abruzzese nel non trovare il pallone su un tiro quasi a botta sicura. Jetson si gira, Jetson Mammarella con il piede sinistro, poi De Oliveira, quasi era un assist per Calderoli nel tentativo di spazzare. Occhio perché è uscito Lyon, si è allargato. Calderoli non vuole fargli giocare il pallone a Fortini. Poi Lyon sbaglia il passaggio. Un po' sottotono per il momento il portiere della Lazio, che ricordiamo ha segnato 65 gol in Serie A fino a questo momento, tra Bisceglie, Isola, Lazio e Caos. Sicuramente l'errore nel gol del 2-1 ha condizionato la prestazione del portiere laziale. Adesso è un pochettino più indeciso nella posizione, anche in questa chiusura ha preferito subito mettere in fallo laterale e non rischiare come nell'occasione del gol del 1-1. Murilo per Calderoli. De Oliveira si allontana, Calderoli sta arrivando in sovrapposizione, Coco, il pallone però è per Calderoli, Lyon, e adesso ci smentisce deviando il pallone in calcio d'angolo, rimane a terra Lyon. Sbagliato il tempo di pressione di uscita di Fortini sull'uno contro uno, ha permesso di portare avanti il pallone quasi liberamente a Calderoli di calciare in porta. 39 secondi al termine del primo tempo, 2-1 vantaggio dell'Acqua e Sapone, che ha prima pareggiato con De Oliveira sull'1-0 iniziale di Fortini e poi ha trovato il gol del 2-1 con Coco. Con questa vittoria l'Acqua e Sapone andrebbe a 18 punti in classifica, sono 18 i precedenti tra le due squadre, 4 vittorie della Lazio, 2 pareggi e 12 vittorie dell'Acqua e Sapone. Bordo campo. Una pallonata in volto, Lyon, sembra comunque assolutamente nulla di grave, lo vediamo già tornato tra i pali. E torna anche in campo, l'ha detto allo Spazzolone, che in questa partita sta facendo gli straordinari. Rimanete con noi anche all'intervallo per l'intervista flash prima di andare in pausa con Mattia Esposito, con uno dei protagonisti di questa partita. Poi molto probabilmente sentiremo anche il presidente della divisione calcio a 5 Andrea Montemurro e rivedremo i gol del primo tempo. De Oliveira, di tacco di Oliveira, palo clamoroso e strepitosa giocata da parte del numero 11 dell'Acqua e Sapone. Il futsal è anche questo e ogni tanto ci regala giocate veramente strepitose. Rivediamo al replay, questa volta Lyon non può nulla, la Lazio che si salva grazie al palo. Ultimi secondi del primo tempo, Bijak, Jetson, era andato altissimo Lyon, adesso torna indietro, bella palla per Jetson, Mammarella monumentale, poi De Oliveira, 11 secondi, può andare De Oliveira, mette fuori il pallone Daniele Chilelli in rimessa laterale. Avete visto la preoccupazione di marcare un giocatore in più, come in questo caso Lyon, ha fatto perdere totalmente la marcatura da parte della difesa dell'Acqua e Sapone, mettere a tu per tu così un giocatore davanti a Mammarella, bravissimo ancora una volta, la seconda volta, nello sventare il gol del pareggio della Lazio. Coco per Murilo, 4 secondi, scorre il cronometro, Mammarella, suona la sirena, termina il primo tempo tra Lazio e Acqua e Sapone con questo portiere qua che sta facendo delle ottime parate e sta neutralizzando gli attacchi della Lazio, che è in svantaggio 2-1 grazie ai due gol realizzati dall'Acqua e Sapone, prima De Oliveira e poi Coco. Tra pochissimo andremo da Mattia Esposito per l'intervista flash con Calderoli, che non è entrato per il momento nel tabellino dei marcatori, ma sta giocando comunque un'ottima partita. Possiamo andare da Mattia. Siamo in compagnia di Fabrizio Calderoli. Fabrizio, è stato un primo tempo molto molto intenso, Lazio avanti con un bellissimo schema da rimessa laterale, piano piano però avete
rimesso in piedi questa partita. Sì, è vero, questo sapevamo che sarebbe una partita difficile, abbiamo preso un gol subito, un bel schema loro, però siamo riusciti a fare questi due gol e adesso andare al primo tempo al vantaggio. Rapidamente, cosa ti aspetti dalla ripresa? Sicuramente la partita sarà sempre a questo livello, dobbiamo essere attenti perché l'Aia 1 tira in porta e dobbiamo essere attenti a rimpallo, alle palle che rimangono lì vicino alla nostra porta. Mandiamo Fabrizio Calderoli negli spogliatoi, ridiamo la linea a Francesco e Alessio. E noi ce ne andiamo in pausa, poi torniamo dal Pala Gems per l'intervallo di Lazio a Questapone. Il secondo gol, non hanno mollato, fu un certo esercizio, che dico dell'uomo è un gesto sentimentale. Però c'è più nessuno. Torniamo in diretta dal Pala Gems, dove l'Acqua e Sapone sta vincendo 2-1 contro la Lazio, squadre in campo, o meglio la Lazio è rientrata, l'Acqua e Sapone lo sta facendo, possiamo vedere anche il quintetto di ripartenza della Lazio che si schiererà con Lion tra i pali, vediamo anche Ciccio Angelini a colloquio con i suoi ragazzi, Fortini, Bijak, Jetson e Tiziano Chilelli, si parla di questo 4-0 che può adottare la Lazio nel secondo tempo. Sì, parlavano dell'utilizzo o meno dei fratelli, sostanzialmente dei fratelli Chilelli da pivot, se utilizzare una squadra un pochettino più dinamica. Quello che è certo nel rientro in campo della Lazio è che la Lazio ci crede, lo stanno dicendo i giocatori, sta continuando a motivare i ragazzi, mister Angelini, hanno visto che l'Acqua e Sapone è comunque perforabile, sia perché sono riusciti su una bellissima palla ferma, sia nelle occasioni successive. Ma Marella non è stato molto impegnato, ma in due occasioni è stato a tu per tu contro i giocatori della Lazio, questo ha fatto ben sperare la squadra romana per il recupero del risultato. E per certi versi la Lazio sta raggiungendo un suo primo obiettivo di questa partita, che è quello di portarla fino ai minuti finali con un divario minimo. Hai detto bene, probabilmente quello che vuole Ciccio Angelini è quello di arrivare negli ultimi 10 minuti, 8 minuti ancora agganciata alla partita, per poi eventualmente, se dovesse trovare ancora in svantaggio, utilizzare a maggior ragione il portiere movimento, in questo caso Lai. Lazio che parte aggressiva, possesso palla dell'Acqua e Sapone in questa ripresa che è iniziata da 13 secondi. Perde il pallone la squadra in maglia gialla che adesso attacca da sinistra verso destra. Suolata di Tiziano Chilelli, taglio di Jetson, palla dietro per Fortini, contromovimento ad eludere la marcatura di Luca Ian che gli strappa il pallone, 2-1, Luca Ian, Lion, e poi sbaglia clamorosamente Calderoli. Da pochi passi a Questapone, vicinissima al gol del 3-1. Coraggiosissimo qui Lion, sia nell'effettuare la prima gara, prima parata, e poi nel buttarsi a corpo morto verso Calderoli ed evitare il gol del 3-1. E si rinnova questo siparietto che abbiamo visto anche nel primo tempo. Lion a terra, entra l'addetto allo spazzolone per pulire nuovamente il terreno nero del Pala Gems. Rivediamo qui al replay la botta di Luca Ian, la parata di Lion e poi vola per andare a prendere il tiro di Calderoli. Parlavamo prima dei fratelli Chilelli, nella Lazio giocano Daniele e Tiziano, ma c'è anche un terzo che è Alessandro, gioca in Serie B con la New Team. Pensate, sarebbe potuto essere una sfida tra fratelli nel primo turno della Coppa della Divisione, peccato però che Alessandro è squalificato, dunque non potrà giocare contro Tiziano e Daniele. Si scalda anche il secondo portiere della Lazio, Uriel Listro, ma Lion ce la dovrebbe fare. Lion che gioca con questo insolito numero 2. Eccolo qui, si è rialzato uno dei portieri più forti del panorama italiano, non solo con le mani ma soprattutto con i piedi. Fischio dell'arbitro, si può giocare, palla corta per Jetson. Fortini.
Lungolina per Jetson, contrastato da Luca Ian. Jetson difende il pallone, poi Fortini, rimessa Lazio. Va Fortini alla battuta. Lion avanza a piccoli passi, poi apre per Tiziano Chilelli di punta, Mammarella, Luca Ian, palla fuori. Ancora Lion, questa volta il lancio è lungo per Jetson, entra in area di rigore, gli strappa il pallone Calderolli, rimessa Lazio, la batte Fortini, sale ancora una volta Lion, ora la Lazio sta giocando con maggiore frequenza col portiere di movimento Luca Ian, Lion, Bijak di petto, Tiziano Chilelli rischia qualcosa ma il passaggio è efficace per Fortini, ancora Chilelli, troppo lungo questa volta, troppo alto il pallone per Jetson e la rimessa è per l'acqua e sapone, la batte Murilo, Calderolli, Coco prova l'imbucata centrale in traiettoria, si mette Tiziano Chilelli, chiama la pressione Ciccio Angelini dalla panchina, Murilo, Calderolli, può puntare Bijak, va centrale per Luca Ian, si gira Luca Ian, mette il pallone sul sinistro, poi Calderolli, tutto regolare e Lion prende il pallone con le mani, lancio lungo troppo però. Mammarella alla rimessa, Murilo, Coco, taglio per Luca Ian, poi Coco, Murilo in anticipo su Chilelli, Luca Ian, secondo palo, deviazione di Lion, decisiva, Murilo, Coco, bella palla per Luca Ian che si accentra, scarica per Calderolli, contro movimento di Luca Ian, Calderolli vuole il fondo, la sterzata va sul sinistro, lo prova, palla in calcio d'angolo messa da Lion. Il ritmo è cambiato da parte di tutte le squadre, anche l'acqua e sapone è più rapida sia nella trasmissione del pallone sia nella corsa senza palla, in questo caso ha trovato un po' di difficoltà la Lazio a recuperare le posizioni su un attacco e soprattutto quando Mammarella gioca direttamente su Luca Ian, il ripiegamento della Lazio era stato un po' lento e da lì alcune conclusioni buone da parte della squadra abruzzese. Calcio d'angolo per l'acqua e sapone, c'è Calderolli sul pallone, lungolinea Coco, dentro l'area Murilo, fuori all'altezza del tiro libero Luca Ian. Fischio dell'arbitro, palla scucchiaiata per lui, va al volo, deviazione di Fortini dall'altra parte del campo, altro calcio d'angolo. Murilo, scucchiaiata per Coco, palla di poco fuori. Bel tiro al volo di sinistro. Angolo speculare a quello battuto dalla Lazio in occasione del primo tempo. Il battitore va in correzione sul secondo palo e il tiratore, in questo caso Murilo, calcia in porta sapendo che ha un'estensione della porta con il proprio compagno che va in eventuale correzione nel palo più lontano del tiratore. Fortini, Bijak, Fortini, Jetson, Fortini, Jetson. Col tacco per Fortini, Bijak a sinistra, può andare la Lazio, palla per Fortini, capisce tutto Luca Ian che ci mette il corpo, poi perde il pallone, Bijak, Fortini, Mammarella, strepitoso, ma si continua a giocare, Tiziano Chilelli è uscito, Lion va direttamente col destro, palla fuori, eh sì, i ritmi si sono alzati. Decisamente sì, qui presa di sorpresa la difesa alta dell'acqua e sapone che ha subito un sovrannumero e una conseguente transizione. Buonissima ancora una volta la parata di Mammarella, tu per tu con Fortini. Vi assicuriamo che non è tanto l'errore del giocatore in questo caso, ma quanto la bravura nel coprire più spazio e con i tempi giusti da parte dell'estremo portiere abruzzese. Bravissimo Mammarella, fuori Luca Ian, dentro De Oliveira, esce anche Lion, ma dalla porta e non dal campo ovviamente. Galvanizzata adesso la Lazio che è andata vicino al gol del 2-2. Lion va al tiro,
addirittura di testa ha provato ad andarci Jetson. Ora il possesso palle per l'Acqua e Sapone con Calderolli che prova a mettere giù il pallone, che prende un rimbalzo strano. La rimessa è per la Lazio. Mamarella ha parato di petto questo tiro di Lion, che sta cominciando a mettere in difficoltà la squadra abruzzese. Sta cominciando a prendere le misure Lion. Jetson, Fortini per Lion, ricordiamo a 4 secondi nella propria metà campo per liberarsi del pallone, poi dopodiché non può più riprenderlo come in questa occasione. Fortini non può dargliela e allora si gioca con Tiziano Chilelli, poi per Fortini, Bijak, Fortini per Jetson, si accentra, rischia tanto la Lazio ma gioca bene. Fortini, scucchiaiata per Chilelli, Jetson dall'altra parte per Bijak, sale alto il pressing dell'Acqua e Sapone, esce bene alla Lazio con Fortini, Bijak dall'altra parte, non l'ha visto Fortini, torna dietro, si prende anche un rimprovero da parte di Ciccio Angelini. Bijak mette il turbo, apre a destra per Chilelli, Mammarella fuori dall'area di rigore con i piedi, poi Fortini, ritmo forsennato, Fortini, palla fuori. Adesso bene la Lazio, l'Acqua e Sapone non trova i tempi giusti per pressare, alterna una difesa mista con una difesa uomo, la palla non è sempre pressata e questo mette in difficoltà la squadra abruzzese nel seguire il possesso palla della Lazio, che ha avuto coraggio, nonostante non potendosi appoggiare su Lion, di fare un possesso anche a pochi metri dalla porta. Dispendioso però questo possesso palla della Lazio, che adesso chiede tre cambi dentro Gastaldo, Pici e Daniele Chilelli. Rimessa laterale in favore della squadra biancoceleste, tra poco uscirà anche Fortini, pronto ad entrare Biscossi, eccolo qua Daniele Chilelli per Lion. I soliti 4 secondi, si libera del pallone prendendosi qualche rischio, glielo strappa Calderolli, poi Murillo contro Gastaldo, dietro da Mammarella col sinistro per De Oliveira, palla lungo linea, Bourdignon la tiene in campo dall'altra parte per Murillo, in banda De Oliveira, si accentra, si butta dentro Murillo, palla a destra per De Oliveira, supera Pici, De Oliveira, Lion calcia e para anche qui, Murillo mette un piede sulla pancia di Gastaldo. Chilelli va a dirgli anche qualcosa, continuano le proteste sulla panchina della Lazio e adesso Cursi di Iesi va a richiamare entrambi, sia Daniele Chilelli che Murillo. E dunque entra nuovamente lo spazzolone per asciugare la parte del campo bagnata. Rimessa laterale in favore dell'Acqua e Sapone, Bourdignon sul pallone, palla dentro, in traiettoria c'è Pici, questa volta è Murillo a battere la rimessa laterale, palla dentro, Bourdignon, scusate, De Oliveira stava arrivando ma in anticipo Gastaldo, altra rimessa laterale. In banda c'è Calderolli, scucchiaiata come prima, Bourdignon con il piede, Lion in calcio d'angolo. Momento di difficoltà adesso per la Lazio. Murillo sul pallone, scucchiaiata per Calderolli. Si difende la Lazio, questa volta con Gastaldo, esce Calderolli, dentro Osvaldo. Bravo Gastaldo a uscire da un blocco e andare a contrastare un tiro da parte dell'Acqua e Sapone, che sarebbe stato molto pericoloso perché la palla l'aveva impattata molto bene. Osvaldo, un buon sinistro, altra copertura di Gastaldo, Biscossi alza il pallone di testa a Bourdignon, passaggio mal calibrato quello del numero 4 dell'Acqua e Sapone. Pici, si allontana Biscossi, palla per Lion,
Gastaldo contro Osvaldo, perde il pallone, Murillo dietro per Mammarella, palla centrale per De Oliveira, elude la marcatura di Pici, poi Murillo, Osvaldo chiede l'1-2 con Bordignon che è ancora in possesso del pallone, Murillo in posizione centrale, Bordignon, Osvaldo mette fuori il pallone Biscossi. Murillo, si accentra Osvaldo, la palla è per De Oliveira, si rinnova il duello con Daniele Chilelli, torna dietro De Oliveira, Bordignon a campo, apre a sinistra per De Oliveira, sempre contro Daniele Chilelli, allarga questa volta a destra per Bordignon che si accentra, dall'altra parte per Murillo, tanto movimento per i giocatori in maglia gialla, pallone per Osvaldo che arriva a rimorchio, Osvaldo, palla alta, sopra la traversa. Adesso l'Acquestafone sta sfruttando il fatto che la Lazio sta un pochettino rifiatando, ha fatto 5 minuti in apnea pressando a tutto campo, avendo tante occasioni, raccogliendo poco o zero rispetto alle occasioni create, e ora l'Acquestafone sta un pochettino prendendo la superiorità dentro al campo, nelle rotazioni ha comunque, seppur con tante assenze, un vantaggio tecnico notevole. Osvaldo, spalle alla porta, rimessa laterale, Mattia Esposito. Ascoltato prima Angelini rimproverare Biscossi, reo di perdersi troppo spesso la marcatura, lo sta letteralmente telecomandando il tecnico della Lazio. De Oliveira si gira a sinistro, palla fuori, bellissima giocata qui di De Oliveira. Rimessa dal fondo, la batte Lyon. Lancio lungo in anticipo, Bordignon, palla fuori, questa volta la rimessa è laterale, fuori Biscossi per la Lazio, dentro Jetson, rimessa sui piedi di Daniele Chilelli per Lyon, Jetson, Lazio che adesso esce col portiere, Lyon, tiro svirgolato, fuori di qualche metro, pronta a rientrare Lima per l'Acquestafone. Luca Ian, palla dietro per Coco. De Oliveira, non era Luca Ian, ma ovviamente De Oliveira. Coco, Bordignon, sentite le urla di Angelini che si sgola per far salire i suoi ragazzi che però sono in difficoltà, arretrano il proprio baricentro, ora arretra anche l'Acquestafone con Bordignon in possesso del pallone, apre a sinistra per De Oliveira, c'è un blocco di Coco su Chilelli, De Oliveira torna dietro da Bordignon, può puntare Osvaldo ma spalle la porta, perde il pallone, rimessa laterale Lazio che effettua un altro cambio, dentro nuovamente Capitan Fortini, fuori Gastaldo. Grande qualità tecnica da parte dell'Acquestafone nel gestire il pallone su una buonissima pressione da parte della Lazio. Ciccio Angelini sta incitando i propri giocatori nel continuare questa pressione. Chilelli con la punta, Mammarella si salva, calcio d'angolo. Chiama lo schema numero 5 Fortini, Daniele Chilelli gli fa cenno di no col dito e perde il pallone la Lazio, De Oliveira può andare, 1 contro 3, De Oliveira, calcio d'angolo, deviazione di Daniele Chilelli. Va come al solito Coco alla battuta col sinistro e chissà che non possa nuovamente provare la scucchiaiata per Bordignon, lo ha ormai capito la Lazio, ma fa sempre questa giocata l'Acquestafone che adesso va per vie orizzontali, ma niente da fare, il pallone finisce fra le braccia di Lyon che lo consegna a Jetson di testa, Lima in calcio d'angolo, siamo dall'altra parte del campo, cambio per l'Acquestafone, fuori De Oliveira, dentro Luca Ian, rientra anche Bijak per la Lazio. Molto controllata la partita di Lima, lo vediamo correre con tanta attenzione nel non prendere troppi strappi nelle corse, negli scatti, perché non si deve sentire bene. Jetson, e arriva il gol del 2-2 della Lazio, e lo abbiamo detto, questi sono i rischi che si corrono difendendo il portiere di movimento, che di fatto non è un giocatore di movimento ma è Lyon stesso. Qui l'Acquestafone ha difeso male, Alessio.
Qui purtroppo hanno trasformato male la superiorità numerica che si è creata in mezzo al campo. Jetson è andato tra i due difensori dell'Acque Sapone che nel dubbio erano andati a prendere i giocatori più esterni. Molto bravo Jetson a controllare con un tempo solo, girarsi verso Mammarella e calciare in porta. Succede perché l'inserimento di Lilion è a sorpresa e non sempre la difesa riesce a codificare in maniera univoca, quindi tutti e quattro insieme a leggere la stessa situazione e a difendere di conseguenza un attacco così imprevisto. Pareggio della Lazio, 2-2. E continua a salire in pressione la formazione biancoceleste. Lima per Bordignon. Coco col tacco, Luca Ian si butta dentro Coco, bella palla di Bordignon per Lima che prova l'imbucata centrale, poi Luca Ian al volo sbatte contro Jetson ed è rimessa a Acque Sapone. Rientrano Murilo e Calderolli. Altri aggiornamenti: Camedosson, Ichi Futsal 6-2, Pescara Luparense 2-2, è terminata Napoli Pesaro 6-5. Mattia Esposito a bordo campo mentre viene ammonito Lion. È tornato scuotendo la testa in panchina Gabriel Lima, che sente molto dolore e insomma adesso lo vediamo addirittura con le mani sul volto, non sappiamo se riuscirà a tornare di questa partita. Proteste sulla panchina della Lazio per questa ammonizione, crediamo per proteste da parte di Lion, ovviamente. Ammonito anche Jetson per la squadra biancoceleste. Coco mette dentro, deviazione di Bijak. Non ha deviato il pallone Lion, ma è calcio d'angolo in favore dell'Acque Sapone. Calderolli sul pallone, solita palla per Luca Ian che va col piatto. Sta rischiando tanto la Lazio in queste occasioni. Lion, Pici, Jetson sterza per Fortini, poi Pici, vuole il pallone Jetson che ha tagliato, eccolo servito Fortini. Jetson rischia qualcosa andando per vie centrali ma esce molto bene Fortini, sta arrivando dall'altra parte Bijak, può puntare Luca Ian in buca centrale, c'è deviazione del numero 10 dell'Acque Sapone. Fortini sul pallone, taglio di Bijak, Pici può andare col sinistro, deviazione di Mammarella, calcio d'angolo, Mammarella che poi frana su Jetson. Bella parata qui del numero uno dell'Acque Sapone, squadra originaria di Città Sant'Angelo. Fuori Pici, dentro Daniele Chilelli, Tiziano Chilelli scusate, eccolo qui col numero 19. Ed ecco che rientra nuovamente l'addetto allo spazzolone quando mancano 10 minuti e 52 secondi al termine del secondo tempo. Ha il pallone in mano Bijak, pronto alla battuta di questo calcio d'angolo. La Lazio ha già fermato qui al Palagems un'altra abruzzese, il Pescara. Lion, stava arrivando Tiziano Chilelli, poi Fortini col tacco ci prova Tiziano Chilelli, sfortunata la Lazio. Calderolli mette giù il pallone col petto, di testa lo mette fuori Fortini. Luca Ian, è rientrato Osvaldo, la palla però è per Murilo, problemi nel controllo, rimessa laterale. Lion, lancio lungo per Fortini, pallone uscito,
Mammarella, centrale per Luca Ian, taglio di Osvaldo, Calderoli si accentra, poi cambia gioco a destra per Murillo, chiama una rotazione Luca Ian, Osvaldo lungo linea per Calderoli, si accentra Murillo, si gira Calderoli, la sterzata sul destro, Calderoli lo prova e c'è deviazione, altro calcio d'angolo. Vediamo se l'Acqua e Sapone opterà per il solito schema oppure metterà il pallone dentro. Taglio di Murillo dentro l'area, questa volta la palla in banda per Osvaldo. Deviazione di Bijak, rimessa laterale. Quando siamo ormai giunti a tre quarti gara e 2-2 tra Lazio e Acqua e Sapone, con la squadra di casa che ha pareggiato pochi istanti fa con Jetson. Fortini in anticipo, scivolata Luca Ian, Fortini ha il pallone incollato ai piedi, poi rimessa Bijak per Jetson, può puntare Murillo, lo salta, si accentra Jetson, poi si defila, serie di finte con la suola, torna dietro da Fortini, nel mentre si era allargato Lion, non lo vedete inquadrato. Eccolo adesso che entra in gioco il portiere della Lazio, rallenta il ritmo, poi accelera, apre a destra per Tiziano Chilelli che è mancino, ancora Lion, Lazio col portiere di movimento a giocare il 5 contro 4 quando mancano 9 minuti e 20 secondi al termine della partita. Lion questa volta può andare col destro, Mammarella in calcio d'angolo, applausi del Palagems. È bravo Lion in questo caso da mettersi da laterale, quindi costringere l'Acqua e Sapone a un tipo di difesa 2-2 generalmente, a mettersi poi centrale. Se l'Acqua e Sapone non adatta rapidamente posizionandone anche lei con 1-2-1 e fronteggiare il portiere laziale, il giocatore può andare al tiro come in questo caso. Bravo Mammarella a sventare l'occasione. Jetson contro Murillo, Calderoli contropiede dell'Acqua e Sapone, Calderoli contro Fortini che scivola, Calderoli ancora in possesso del pallone, la fa uscire, adesso può gestire la sfera l'Acqua e Sapone con Luca Iana, la sterzata sul sinistro, palla per Osvaldo. Luca Iana ha avuto qualcosa da dire credo a Tiziano Chilelli o Jetson, c'è stato un blocco mentre vediamo inquadrato Osvaldo, è ancora a caccia del primo gol nella Serie A Planet Win 365. Daniele Chilelli, adesso giocano entrambi i fratelli Chilelli. Bijak, stava per arrivare Lion ma non gliela dà il numero 21. Fuori Tiziano Chilelli, dentro Pici. Ammonito Tiziano Chilelli. Lo vediamo inquadrato in panchina. Ammonito Chilelli per proteste. Eccolo qui, si è rimesso il fratino ed è a colloquio con Listro che è il secondo portiere della Lazio. Cartellino giallo per lui, sono tre dunque gli ammoniti per la Lazio, oltre a lui anche Lion e Jetson. Mentre intanto in questo secondo tempo non è stato fischiato nessun fallo, ancora 0-0 il conteggio, dunque perfetta parità anche nelle infrazioni. Mattia Esposito a Bordocampo. Farvi notare la diversa intenzità che si respira sulle due panchine. Attenzione dopo il pareggio, il primo gol in Serie A di Osvaldo su un assist perfetto di Luca Ian, Lazio 2 Acqua e Sapone 3. Ha provato a pressare anche in questa casa la Lazio, brava l'Acqua e Sapone a andare più rapida nell'andare a cercare lo spazio, qui è stato Osvaldo ad anticipare la difesa laziale inserendosi benissimo sull'1-2 con Luca Ian e non ha potuto nulla Fortini. Vantaggio dell'Acqua e Sapone in un momento delicatissimo per la squadra abruzzese. Ha rubato il tempo a tutti, suola e poi sinistra di Osvaldo. Mattia a chiudere. Sì, volevo dirvi, in realtà sono stato smentito dal gol di Osvaldo, volevo darvi la differenza diciamo che c'era sulle due panchine, perché dopo il pareggio la Lazio sembrava crederci molto di più, molto più silenziosa invece la panchina dell'Acqua e Sapone. E qui il pubblico del Palagems ha applaudito per la doppia giocata di Lion che ha rischiato, questo bisogna dirlo, tantissimo
Lazio che deve recuperare questo gol di svantaggio a 7:45 dal termine. Luca Jan sbaglia tutto, Bijak può andare 3 contro 2, Pici col sinistro la mette dentro, non arriva nessuno sul secondo palo, in netto ritardo Daniele Chilelli. Mancava l'appoggio del terzo giocatore, in quel caso era Daniele Chilelli che doveva scommettere su un pallone in quella zona di campo, così è stato, ma non si è trovato l'appuntamento, è mancato il gol del 3-3 da parte della Lazio. Tra poco time out della Lazio, Ciccio Angelini ha in mano il tagliandino, ci sta pensando, sta valutando questa ipotesi con i suoi collaboratori, guardano il cronometro in panchina i ragazzi, soprattutto Jetson che si è alzato. Bella beffa questa per la Lazio, costretta nuovamente ad inseguire. Luca Jan, Coco, taglio di Murillo, si accentra Coco, Calderolli, Luca Jan, Calderolli, sale in pressione Bijak, spalle alla porta a Murillo contro Pici, Calderolli da palla e va via, Murillo la palla di nuovo per lui, mette giù col petto Calderolli, poi prova a superare Bijak, non ci riesce, Lion 3 contro 2, Lion per Fortini, non sa cosa fare Fortini e torna dietro da Daniele Chilelli, contrariato Lion, ma Lazio che continua a giocare il 5 contro 4 con Lion per Fortini, Lion rallenta il ritmo, Pici si accentra adesso Lion, ora torna dietro per Daniele Chilelli, Pici, Lion prova il tiro, Lion sbatte contro Chilelli, Lion in anticipo su Murillo che viene ammonito, in realtà ha preso il pallone, poi vediamo anche se è andato a colpire Lion, incredulo Murillo per questa ammonizione, vediamo il replay. E qui l'arbitro ha valutato che Lion fosse in prossimità del pallone e quindi in possesso e ha così sanzionato un calcio di punizione a favore della Lazio, contrariato Murillo, una decisione che ci può stare. Adesso vediamo come giocherà questa palla da fermo la Lazio, ha dimostrato di essere pericolosa in situazioni speciali come falli laterali, calci d'angolo, vediamo anche su calcio di punizione se riuscirà a impensierire Mammarella. Credo proprio che andrà Lion, forse alla battuta diretta, prima ammonito per l'acqua e sapone e anche primo fallo del secondo tempo. Fortini sul pallone, va Chilelli, vogliono i 4 secondi quelli dell'acqua e sapone, punizione battuta malissimo questa dalla Lazio e Chilelli in panchina guarda Ciccio Angelini, si deve inventare qualcosa il tecnico campione d'Europa nel 2003 da giocatore, da portiere con la nazionale italiana, ora allena la Lazio ed eccolo qua che arriva tra le mani del cronometrista il tagliandino del timeout, chiamato dalla Lazio, suona la sirena, Lazio che deve recuperare lo svantaggio a quel sapone che sta vincendo 3-2, sentiamo Ciccio Angelini. Allora, oh, settimana, ok? Un cazzo. Allora, stiamo a sentire. Lion, palla. Bighi, la dai e tagli. Qui viene Lion. Se loro vengono a marcare il tiro di Lion, se marco il tiro di Lion, qua, entri dentro, palla forte. Jetson, se chiudono qui, c'è palla per Bighi che è mancino e viene a calciare. Cerca anche Emiliano qua, mi raccomando. Facciamolo bene, ok? Dai. 6 minuti ancora. Abbiamo capito alcune soluzioni sul portiere di movimento che adesso sarà molto più stabile da parte della Lazio. Quello che chiedeva
o comunque le delucidazioni di Ciccio Angelini erano sulle linee di passaggio che necessariamente si apriranno visto la superiorità numerica da parte della Lazio. Di testa in anticipo Mammarella. Jetson per Fortini. Lion toglie il passaggio Calderolli col tocco Jetson. Che giocata di Jetson, si salva l'acqua e sapone. Pici per Lion, vuole il cambio gioco, o meglio che Pici vada in posizione centrale e che Gastaldo si allarghi a destra, questo ha chiesto Angelini. Lion dalla distanza, incrocio dei pali clamoroso di Lion e poi incredibile, gamba tesa, doppia ammonizione e Lion va sotto la doccia al minuto 14 e 22 tra le proteste del Pala James, espulso Lion. Dall'occasione del gol del 3-3 fino all'espulsione di Lion, che chiaramente comprometterà tutti questi ultimi 5 minuti e mezzo di gara, oltre a giocare in inferiorità numerica. Dopo Ciccio Angelini non avrà a disposizione un'arma importantissima come Lion. Grandissima situazione, grandissimo vantaggio questo per l'acqua e sapone. Il giocatore non protesta nemmeno sul ribaltamento, la palla va a finire sulla sua mano. Qui rivediamo intanto l'occasione clamorosa di Jetson. Entra Listro, portiere classe 95, nato e cresciuto in Sicilia. Ha giocato con l'Augusta e poi con il Rieti, ora la Lazio. A quel sapone vicina al gol del 4-2. La Lazio giocherà con l'uomo in meno fino al minuto 12 e 22. Chiaramente quelli che vedete sono i minuti mancanti, i minuti che ci separano dalla sirena. Quando sul cronometro vedrete scritto 3:38, la Lazio potrà tornare a giocare in 5, a meno che l'acqua e sapone non segni, e lo fa in questo istante con De Oliveira, che trova la rete del 2-4, Lazio sul doppio svantaggio, Lazio che torna a giocare in parità numerica. È una situazione, l'abbiamo detto, di grandissimo vantaggio adesso per l'acqua e sapone, non solo per il gol realizzato che aumenta il vantaggio di reti, ma anche perché adesso non potrà utilizzare Lion. Abbiamo visto quanto mette in difficoltà quel tipo di giocata la difesa dell'acqua e sapone. Lazio però che insisterà col portiere di movimento Mattia Esposito. Ovviamente che può salire, allora Angelini deve ricorrere al portiere di movimento puro, diciamo così, sarà Fortini che ha già indossato la maglia ed entrerà tra poco, mentre intanto qui buona azione di Gastaldo in solitaria, ma il pallone è uscito, non deve perdere la pazienza la Lazio. Lion salterà una partita delicata, la prossima in casa dell'Imola Castello, che stava perdendo contro la Came d'Osson. Bordignon, Coco si allarga a Mammarella, palla per De Oliveira, Coco e ancora De Oliveira, forse un fallo di Bijak, tutto regolare per gli arbitri. Calderolli, pressione alta della Lazio, Coco, Calderolli, De Oliveira, Coco, lo scavetto, Listro in calcio d'angolo. Adesso un po' in difficoltà la Lazio e sicuramente più serena l'acqua e sapone nel gestire il pallone. Due gol di vantaggio, sapere anche di non avere il pensiero di dover marcare una situazione difficile difensiva come quella di Lion ha un po' disteso e tranquillizzato la squadra abruzzese. Rimessa Lazio, Listro guarda in panchina per sapere se deve uscire o meno, lo sta facendo in questo istante. Dentro Fortini, portiere di movimento. Bijak. Chilelli, Bijak, Pici, ancora Pici, lungolinea c'è Fortini, servito in questo istante, Pici, palla alta, fuori Fortini, rientra Listro, chiede di rischiare Angelini dalla panchina.
La Lazio che si deve giocare il tutto per tutto. 161 secondi al termine della partita. Daniele Chilelli lungo per Fortini, Bordignon di testa, non c'è il portiere a difendere la porta della Lazio. Bijak rischia tantissimo, perde il pallone, sta rientrando anche Fortini, possesso palla dell'Acqua Sapone, Murillo per Bordignon, dall'altra parte per Calderolli, adesso c'è Fortini tra i pali della Lazio. Bordignon, Murillo, supera Bijak, Murillo mette dentro, bravo Castaldo in traiettoria, poi Chilelli rischia qualcosa con il tacco, Calderolli la sterzata, la palla rimane lì in area di rigore, Calderolli per De Oliveira, c'è fallo di Daniele Chilelli. Adesso un po' più disorganizzata o disordinata, diciamo, la difesa e la fase, anche la fase di possesso della Lazio. Sicuramente è stato duro il colpo dell'espulsione di Lyon. Fino a quel momento sembrava molto in gara, anzi sembrava con l'occasione addirittura avuta da Jackson pochi secondi prima, e la traversa di Lyon sembrava poter ripareggiare la partita. Sistema il pallone Calderolli e Luca Jan, tra poco dovremo eleggere il migliore in campo di questa partita. Ricordiamo il punteggio parziale, vantaggio della Lazio che sigla l'1-0 con Fortini, poi il pareggio di De Oliveira, Coco per il 2-1, pareggio della Lazio 2-2 con Jetson e poi Osvaldo e De Oliveira per il 3 e il 4-2. Calderolli, Murillo, Luca Jan, bello schema, sbatte contro Chilelli, Luca Jan. Bordignon, Pici, Daniele Chilelli, dietro per Bijak. Pici, in difficoltà, perde il pallone, era uscito Fortini. Bordignon perde la palla, la rimessa è per la Lazio che adesso torna a giocare con Fortini. Pici, Gastaldo, Pici, appare difficile la rimonta ma nulla è impossibile nel calcio a 5, la Lazio deve trovare un gol per accorciare le distanze e poi giocarsi il tutto per tutto negli ultimi secondi. Qui è calcio d'angolo, fuori Bijak, dentro Jetson. Batte l'angolo Fortini per Jetson, Gastaldo arretra Pici che riceve adesso il pallone. Pici in banda per Daniele Chilelli, raddoppiato da Calderolli e De Oliveira. Fortini, Pici, torna dietro. Fortini, Gastaldo, lungolina per Chilelli, preso controtempo Jetson. Fortini, Gastaldo, taglio di Fortini che va a occupare la posizione centrale, si allarga Pici. Jetson ancora per Pici, non c'è nessuno a destra, va corto per Jetson. Pici è a sinistro, dentro Chilelli, Mammarella con le mani per Calderolli, poi De Oliveira, c'è Fortini in porta. Pici rischia tantissimo qui e perde il pallone. Sembra un po' sfiduciata la Lazio. Si sono create un paio di situazioni interessanti su una palla fondo campo rimessa dentro l'area di rigore, è mancato l'appuntamento Jetson una volta e Pici nella parte successiva. Senza dubbio quell'episodio ha abbassato un pochettino il morale alla squadra romana. De Oliveira per Murillo, a spazio, apre a sinistra Bordignon, Murillo e l'Acqua e Sapone entra in porta col pallone e realizza il gol probabilmente della vittoria, quello del 5-2 con Murillo. Grande qualità
dell'Acque Sapone in questo frangente. L'abbiamo vista molto più rilassata dopo l'espulsione di Lyon e gestire il pallone con tantissima qualità nonostante la pressione della Lazio. In questo caso entra in porta con la palla, bellissima azione, gol del 5-2. Partita finita, sosteniamo, nel momento dell'espulsione di Lyon, altrimenti fin lì un'ottima Lazio, riesce a prendere una vittoria l'Acque Sapone in un campo difficilissimo, contro una squadra comunque rognosa da affrontare. Migliore in campo, Alessio. Credo che alla fine dell'Acque Sapone sia stato Murillo quello a tenere in piedi la squadra in un momento anche delicato, ha sempre tenuto il pallone, non ha buttato mai nessuna giocata, anche in questo caso entra in porta con la palla con tanta facilità, è il capitano, è quello che anche in una giornata non eccezionale riesce comunque a portare fuori, riesce a tenere sul morale della squadra. Coco pallonetto, palla fuori. E dunque lo sentiremo tra poco ai microfoni del nostro Mattia Esposito. Pici, ultimi secondi di partita. Pici centrale, Bordignon, palo. Clamorosa occasione sbagliata dall'Acque Sapone. Poi Pici, rischia ancora. Jetson, Gastaldo di testa, non tiene in campo il pallone. Jetson alza bandiera bianca e di fatto non si gioca più, lascia scorrere il cronometro la Lazio tra qualche timido applauso da parte degli spettatori del Palagems. Daniele Chilelli ha avuto da ridire qualcosa alla panchina, non è il compleanno che si aspettava. Fatto sta che l'Acque Sapone batte 5-2 la Lazio e compie un passo importante in classifica. Acque Sapone che si porta a 18 punti dopo 9 giornate della Serie A Planet Win 365, mentre arrivano anche altri verdetti con il Pescara che sta battendo per 4-2 la Luparense e di fatto in questo momento la Came è la capolista solitaria del campionato, visto che ha battuto 8-4 l'IC Futsal. Alessio, cosa ci ha detto questa partita? Ci ha detto che il campionato è equilibrato, che è un campionato bellissimo, non è stata una gara spettacolare, una squadra come l'Acque Sapone è venuta a prendere 3 punti importantissimi in casa di una Lazio che tutte le volte si gioca la partita punto a punto. È chiaro che la qualità poi si vede nelle fasi di finalizzazioni, oggi molte volte la Lazio ha avuto l'opportunità di fare gol, non è stata fortunata o comunque è mancata l'esperienza, il guizzo giusto per cercare di tenere la partita in piedi, che fino all'espulsione di Lyon è stata molto equilibrata, ha visto la Lazio disputare un ottimo secondo tempo. E dunque Acque Sapone che vince 5-2 contro la Lazio, Acque Sapone che va a 18, tra poco sentiremo Murillo ma anche i due allenatori, Angelini per la Lazio e Di Eugenio per l'Acque Sapone, che ha sostituito molto bene quest'oggi lo squalificato Antonio Ricci. Lazio che ha comunque dato un segnale a questo campionato, è vero che è rimasta a 7 punti, ma come sottolineava il nostro Alessio ha giocato un'ottima partita. Lazio che dovrà rinunciare nella prossima giornata al Lyon, la squadra biancoceleste sarà impegnata in casa dell'IC Futsal. Ricordiamo i prossimi appuntamenti della settimana: Luparense-Napoli sabato e Pesaro-Cisternino non questo lunedì ma il prossimo. Andiamo da Mattia Esposito con il migliore in campo. Siamo con il migliore in campo di questa partita, Murillo Ferreira. Allora Murillo, avete iniziato male andando sotto 1-0 con la Lazio, poi avete costruito questa rimonta. Seconda vittoria consecutiva dopo quella a Rieti, sta tornando l'Acque Sapone. Ciao, buonasera a tutti. L'importante sono sempre i 3 punti, perché ogni volta che abbiamo perso, quelli che sono in prima classifica sono andati avanti, quindi non possiamo lasciare scappare così a tanti punti, perché abbiamo un obiettivo e dobbiamo raggiungere. Ecco, quanto manca per vedere la vera Acque Sapone? Perché ci sono tanti assenti, no, nella vostra squadra, ovviamente aspettare il recupero degli infortunati, degli indisponibili, ma quanto tempo manca ancora per vedere la vera Acque Sapone?
Purtroppo stanno succedendo un po' di infortuni inaspettati, però l'importante è che il gruppo sta molto bene, siamo molto bene insieme, sia con, tra di noi, lo staff e la società. Quindi l'importante è che, come ho detto prima, non perdiamo tanti punti per arrivare bene ai playoff, che mentre i problemi sono adesso è un po' di meno. Poi alla fine, l'anno scorso abbiamo visto che ha fatto un po' male. Ringraziamo Murilo Ferreira, lo mandiamo alla meritata doccia, ridiamo subito la linea a Francesco e Alessio. Cosa ti è piaciuto in particolare di Murilo? È piaciuto che comunque nei momenti di difficoltà ha messo comunque sempre esperienza e qualità, cercando di far giocare la squadra, tenendo tutte e due le fasi con molta attenzione, ha difeso benissimo ed è stato un ottimo playmaker quando c'era da costruire il gioco. L'emblema è stato il gol finale con cui è entrato con il pallone in porta, ma nulla a togliere anche ad altri giocatori che comunque hanno costruito una vittoria in un campo difficile. Mammarella anche era tra i migliori, era con, insieme a Murilo, quello che si contendeva un pochettino questa palma. In alcuni momenti è stato determinante per tenere il risultato, però credo che poi verso il capitano venga riconosciuto anche il fatto di aver tenuto una buonissima gara. Tra poco con il nostro Mattia Esposito, sempre in campo, avremo i due allenatori, appunto Ciccio Angelini da una parte e Luca Di Eugenio dall'altra. Stanno arrivando, grazie anche al contributo e al coordinamento del nostro Simone De Stefanis. Andiamo a leggere la prossima giornata completa, che vedrà l'Acqua e Sapone opposto al Milano, poi Latina Came, Icci, Futsal Lazio, Pescara Cisternino, come detto in diretta su Sport Italia, Luparense Napoli, anche questa in diretta TV, poi Caos Eboli e Rieti Pescara. Siamo pronti per andare con le interviste post partita da Mattia Esposito con gli allenatori. Siamo con i due tecnici, Angelini e Di Eugenio. Allora, mister Angelini, partiamo da te. La traversa colpita da Lion, che poteva dare il 3-3 alla Lazio, subito dopo l'espulsione, forse lì si è spenta un po' la luce. Beh sì, abbiamo dato pezzo del filo da torcere a una corazzata come l'Acqua e Sapone fino a 5 alla fine. Poi come noi, sai, il problema è che noi come sbagliamo veniamo puniti, e invece come sbagliano gli altri noi ci mettiamo sempre un po' per punirli, e la differenza per me è qua, nella qualità sottoporta. Noi creiamo tanto ma poi finalizziamo poco. E di conseguenza non è che concediamo tanto, però a quel momento che concediamo le squadre sono così brave e forti che alla fine ti puniscono e perdi le partite. Una sconfitta con l'Acqua e Sapone, come dicevamo, tutto sommato ci può anche stare, e ovviamente non cambia il giudizio che possiamo dare sulla Lazio. A me la mia squadra mi è piaciuta, se fino a 5 alla fine sto in partita con l'Acqua e Sapone vuol dire che comunque i miei ragazzi hanno giocato bene, hanno approcciato bene la partita. Si sono sacrificati, hanno fatto anche un buon calcio a 5 in alcuni tratti della gara, hanno difeso bene. L'unica cosa, ti prego, poi vabbè, loro ci hanno mammare la porta, che non è certo che lo scopro io, però giustamente è il loro portiere, perciò loro fanno affidamento sul loro portiere e hanno fatto la loro partita per me. Poi non erano, diciamo, tutti, anche questo c'è da dirlo, però anche se non sono al completo, contro di noi comunque sono sempre più forti, e noi abbiamo cercato in tutti i modi per cercare di poter portare a casa questa partita, ma non ci siamo riusciti. Da Angelini a Di Eugenio, avete iniziato male, ne parlavamo prima anche con Murillo e con Calderoli, avete iniziato male questa partita finendo sotto 1-0, piano piano avete costruito questa rimonta ottenendo il secondo successo consecutivo dopo quello contro il Real Rieti. Sì, la partita, come avevamo detto prima, si è confermata dura, ostica, sono d'accordo con Gianfranco. La partita è durata fino a 5-4 minuti dalla fine, poi è stato l'episodio, è stata la bravura nostra, forse siamo stati anche cinici in un certo momento e siamo riusciti a portarla a casa, che era il compito che ci eravamo prefissati. Però bisogna dare anche l'onore delle armi alla Lazio, che effettivamente, senza darci punti di riferimento, ci ha messo in difficoltà, e anche persone navigate come le nostre hanno dovuto far ricorso a tutta la loro bravura e umiltà per arrivare a vincere una partita fondamentale per il nostro proseguio.
Ecco, parliamo proprio del proseguo, no? Della stagione dell'Acqua e Sapone, perché lo abbiamo detto, è arrivato il secondo successo consecutivo dopo un periodo, diciamo così, non proprio semplicissimo, no? In termini di risultati, avete ancora diversi giocatori indisponibili. Faccio a lei la stessa domanda che ho fatto pochi minuti fa a Murillo: quanto manca ancora per vedere la vera Acqua e Sapone? Speriamo arrivi presto. Se lo sapessi farei il mago. Lavoriamo per questo e ovviamente alcuni incidenti di percorso non aiutano. È anche vero che quando le aspettative sono altissime mantenerle non è così facile. La gente si aspetta che noi facciamo un calcio spettacolo, un football bailato, ma non è sempre facile e noi ci vorremmo accontentare di vincere. Lo spettacolo verrà dopo, se verrà. Ringraziamo i due tecnici, li mandiamo negli spogliatoi, ridiamo subito la linea a Francesco e Alessio. Ringraziamo anche Mattia Esposito, noi siamo in grazie. Chiusura, prima mi correggo, ci segnalano giustamente che Lion non salterà la partita di campionato ma la prima giornata della Coppa della Divisione. Per tutte le altre info vi rimandiamo sul sito www.divisionecalcio5.it. dal Pala Gems, dove l'Acqua e Sapone ha battuto la Lazio 5-2. È tutto da Francesco Puma e Alessio Musti.